Siamo con i rappresentanti di Città Aperta di Barcellona Pozzo di Gotto, capogruppo Antonio Mami e il consigliere Gabriele Sidoti per analizzare il voto dell'Europeo, un voto che ha dato al centro-sinistra il consenso, diciamo, atteso alla vigilia. Cosa ne pensate? Sì, diciamo, parlando del nostro campo possiamo dire che bene o male sono i risultati attesi, ecco, non c'è stato un risultato particolarmente positivo, ma neanche negativo, diciamo, siamo in quello che ci attendevamo. Noi abbiamo cercato di dare una mano, perché noi ovviamente nelle elezioni europee, non essendo parte di nessun schieramento nazionale, abbiamo cercato di supportare i candidati che riteniamo più degni, visto che la competizione consentiva di scegliere il singolo candidato, quindi una delle poche ormai rimaste, e questo ci ha consentito di supportare per quanto possibile i candidati che ritenevamo più vicini al nostro modo di pensare e di fare, fermo restando che, ripeto, la Città Aperta non ha una collocazione nazionale, quindi ogni iscritto di Città Aperta ha potuto essere libero di votare per chi voleva. E, certo, questo ci fa pensare anche in prospettiva futura, perché è importante cercare di costruire, in particolar modo nel centro-sinistra, una unità che, diciamo, c'è stata nelle ultime elezioni e sempre, ma che è importante riaffermare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Sì, a questo aggiungo che ovviamente se allarghiamo un po' gli orizzonti a livello nazionale, il PD sicuramente ha fatto un risultato sopra le attese, sopra anche quelli che erano, diciamo, gli ultimi sondaggi, e quindi ha raggiunto il 24%, che è un'indicazione importante su quella che era la leadership, diciamo, del campo del centro-sinistra. E come dice Antonio, secondo me questo è un dato su cui lavorare per costruire un'alternativa reale e effettiva alla destra, che sta prendendo sempre più il potere in Italia. E sicuramente l'argine che deve costruire il centro-sinistra deve partire da un partito più forte, e in questo caso si è dimostrato più forte il Partito Democratico, che deve riuscire a compattare attorno a sé tutte le forze progressiste presenti in Italia. E un altro segnale che è stato dato è stato quello di ovviamente la bocciatura dei partiti degli Stati Uniti d'Europa e Azione, che non hanno raggiunto il quorum perché si sono appunto parcellizzati, si sono divisi, e anche da quel punto di vista si è capito che la personalizzazione estrema dei partiti non può durare più di una stagione e comunque non dà nessuna prospettiva. Da osservatori esterni, diciamo, perché come abbiamo detto non avete una collocazione a livello nazionale, come valutate, ecco, il momento storico della politica italiana, anche in virtù, diciamo, delle posizioni differenti del centro-sinistra a livello europeo che si sono manifestate anche in campagna elettorale? Sì, allora l'idea mia che mi sono fatto io, riprendendo anche quello che diceva adesso Gabriele, è che sicuramente nel campo avverso rispetto al centrodestra è necessario, cioè il lavoro da fare è molto grosso, perché attualmente di fatto non c'è uno schieramento comune per far fronte invece allo schieramento unito, nonostante tutto, del centrodestra, perché il centrodestra ha sicuramente questa capacità, al di là delle frizioni personali, comunque di unirsi nel momento elettorale. Nel centro-sinistra abbiamo un centro che ha bisogno, appunto, come diceva Gabriele, se vuole veramente essere un'alternativa, lo sarebbe potuto essere a livello numerico se appunto ci fossero stati personalismi e frizioni e spaccature dentro i partiti centristi. E lì dovranno essere capaci di fare un passo, secondo me, un passo indietro, di lato, quantomeno chi è stato incapace di unirsi. Per quanto riguarda il PD, dovrà fare da guida, sperando di riuscire a trovare una sponda nei partiti che stanno, diciamo, idealmente alla sua sinistra, che sono Alleanza Verdi Sinistra, e in un certo senso il Movimento 5 Stelle, che è stato forse lo sconfitto vero nel centro-sinistra, nel campo del centro-sinistra, perché non è riuscito a riprodurre i risultati ottenuti nelle ultime tornate elettorali. Certo, non sarà facile unire tutte queste anime, ma se si vuole avere una speranza di dare un'alternativa seria
al centro-destra, bisognerà farlo e si spera che i leader dei vari partiti capiscano che è importante fare questo passo e superare le divisioni che ci possono essere ideologiche o di idee o di programmi sui dei singoli partiti. Andando sul piano locale, c'è stato un exploit fino a se stesso, così l'ho definito anche in un articolo, che è quello della lista Libertà di Cadeo De Luca, 20% a Barcellona, una città importante a Messina, in provincia, però non avendo raggiunto il quorum è risultato un segnale sul territorio, ma non ha portato frutti. Ecco, come vedete questo fenomeno e questo risultato? Beh, sicuramente la forza di Cadeo De Luca in questa tornata elettorale si è presentato con tante sigle, però ovviamente il motore principale di tutta la lista era lui, soprattutto in provincia di Messina, in Sicilia, dimostra che lui è radicato in un ambito ben specifico, in una zona ben specifica, che è quella della provincia di Messina, in cui ottiene risultati ovviamente molto molto importanti, anche grazie a un'attività molto diffusa che fa sul territorio. Ma anche questo, rientrando poi nell'ambito nazionale, se non europeo, ovviamente il personalismo non può andare avanti, secondo me, all'infinito, pure lui dovrà trovare una collocazione in cui esprimere il potenziale anche a livello nazionale, europeo o regionale stesso, perché da solo ovviamente non potrà andare in nessun posto se non fare dei bei risultati, come dici tu, che in alcune situazioni sono fini a se stessi. A livello locale ovviamente questa forza dà un'analisi, fa avere un'analisi ancora diversa rispetto all'analisi nazionale, perché è un partito che prende il 20% in una situazione in cui tra l'altro c'è stato il 60% di astensionismo, comunque è una forza importante sul territorio di cui si deve sicuramente tenere conto, sia per le istanze che porta avanti sia proprio per la forza che può avere a livello locale. È difficile poter giudicare che riflessi possa avere questo nel futuro, perché oggi come oggi a Barcellona stanno iniziando a avere, come dire, a creare gruppi più o meno importanti, hanno un consigliere comunale, però secondo me è difficile valutare, soprattutto nel momento in cui il centrosinistra dovesse strutturarsi in modo un po' più importante, il centrodestra rimanere compatto, ovviamente la forza di De Luca rimane arginata a se stessa e pure là dovrà trovare una collocazione. Però nell'analisi del voto è chiaro che pure questo secondo me indica comunque che molti barcellonesi sicuramente non sono contenti dell'amministrazione attuale, perché ovviamente è un voto contro quello che è il governo della città, che oggi come oggi, contando che una parte di Forza Italia, se non tutta, non so pure là come sono organizzati, non sostiene l'azione amministrativa, anche a livello elettorale di voti l'amministrazione attuale è ovviamente minoranza in città, e penso che di questo chiunque debba tenerne conto, anche il sindaco, anche i suoi assessori, per le scelte future, anche se restano in sella, se non si dimettono, però non possono governare come se fossero maggioranza quando maggioranza non sono più. Alle urne 60% a Barcellona, in trend diciamo che quello nazionale, dove nasce secondo voi la disaffezione della gente verso la politica e verso anche un diritto dovere che è quello di esprimere un voto alle elezioni? Beh, questo è un dato che purtroppo è comune a tutte le elezioni, le ultime elezioni che ci sono state, salvo forse per le comunali, ma lì subentrano anche altre logiche del recarsi al voto per il voto all'amico, al parente e così via, quindi tanto che si vede molto anche la differenza tra il primo turno e l'eventuale ballottaggio anche dal punto di vista dell'affluenza alle urne. Nell'Europa è stato particolarmente sentita questo astensionismo, che in parte può essere una forma di protesta, e si sente chi dice io non vado a votare perché non credo più, non mi rivedo più nella politica, probabilmente ancora di più per le europee, perché si tratta di un'istituzione che probabilmente andrebbe in alcune parti riformata per rendere più efficace, anche più significativo il voto del cittadino, che di fatto elegge parlamentari europei, ma poi a livello di governance nell'Unione Europea
a governare in realtà poi il Consiglio d'Europa, sempre comunque i capi di governo. Non c'è ancora, e io sono per quello invece, non c'è ancora una, diciamo, una rilevanza politica del Parlamento europeo, che invece dovrebbe esserci se vogliamo che ci sia un riavvicinamento verso le istituzioni. In generale però l'astensione c'è in tutte le elezioni, e questo è un sintomo del fatto che il cittadino non rivede più nella politica uno strumento per ottenere gli obiettivi e avere realizzate le proprie idee, una propria visione della società. E ognuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Secondo me, su alcuni aspetti si dovrebbe cercare di intervenire sia a livello di legge elettorale, sicuramente anche quello influenza, distaccando molto la rappresentanza politica dalla presenza sul territorio. Molte volte mi sono sentito dire: io voto Tizio, voto Caio, non lo rivedo più fino alle successive elezioni. Non lo rivedo più perché spesso non è necessario neanche più il contatto col cittadino per essere eletti, ma basta avere il contatto col capo partito, e quella è la cosa più importante. Quindi questo distacco dal voto è anche un sintomo di una malattia della democrazia che i partiti in teoria dovrebbero cercare di risolvere, ma io vedo che tutti ne parlano, tutti sono d'accordo, però al momento in cui devono lasciare un potere in primis il capo partito non lo fa nessuno, e purtroppo da questo punto di vista sono un po' pessimista. Dico anche però che se ci si impegna sul territorio un risveglio della democrazia c'è, e in alcuni territori, anche in queste elezioni, anche nelle elezioni amministrative, ci sono state partecipazioni al voto invece molto più alte, ma perché c'è stato un risveglio democratico creato da istituzioni, o comunque da partiti, da realtà politiche che sono state capaci di risvegliare un po' di entusiasmo. Bisogna cercare di fare quello, non c'è altra via. Ecco, tornando a Barcellona, quale conseguenze può avere questo voto sugli equilibri politici, se ne avrà, diciamo? Siamo a 2 anni, diciamo, dalle elezioni, quindi non so se è un dato importante da cui, riflettere. In un modo o nell'altro, comunque un voto ha sempre delle conseguenze a livello locale, sia perché comunque abbiamo visto che ci sono stati già dei movimenti di ricollocamento di esponenti politici locali che per sostenere o un partito piuttosto che un altro, o anche un candidato piuttosto che un altro, si sono ricollocati o si stanno ricollocando in forze diverse in cui erano all'inizio. E poi comunque il risultato dà un'impronta, no? Che comunque deve essere seguita, secondo me, sia a livello nazionale che a livello regionale e a livello locale. L'impronta che è stata data è quella che, appunto, da soli non si va da nessuna parte, che bisogna creare, come diciamo a livello macro è rinato il bipolarismo, cioè il centrodestra e il centrosinistra, e quello è lo sbocco, secondo me, fisiologico di qualsiasi attività politica. E quindi anche a livello locale, secondo me, bisogna lavorare per quello che è il nostro campo, appunto il centrosinistra, per costruire un'unità importante di tutte le forze di centrosinistra, e per far sì anche che tutte quelle persone che non sono andate a votare, che, come dicevate voi prima giustamente, hanno trovato nell'astensionismo l'unica soluzione, riescano a trovare la loro collocazione nel centrosinistra, perché magari sono di natura di centrosinistra, ma non riescono a trovare il loro rappresentante, il loro partito in quelle che sono le forze attuali, e devono essere magari anche invogliate a partecipare, però sicuramente c'è uno spazio molto importante che deve essere seguito e dobbiamo riuscire a riportare al voto e riportare a creare uno spazio politico importante. Per quanto riguarda interrompo il centrodestra, a Barcellona appunto abbiamo una peculiarità unica a livello nazionale, penso, in cui appunto Forza Italia non è alleata con Fratelli d'Italia e Lega, e da questo punto di vista bisogna vedere cosa succederà in futuro, se continuerà questa spaccatura, se si riuniranno, e da questo dipenderà molto anche negli scenari locali. Guardando al centrodestra, il dato che emerge è comunque che il primo partito dopo tanti anni è Fratelli d'Italia e non più Forza Italia, e certamente un riscontro anche per l'amministrazione, che è fortemente sostenuta da questo partito, anche se la Lega del Sindaco
non ha ottenuto quel risultato che si aspettava, un minimo risultato considerato, ecco, che comunque la Lega non ha un grande appeal sul territorio in generale, quindi è una difficoltà proprio dell'elettore ad andare verso quel simbolo. Però dico, Fratelli d'Italia è una realtà con cui anche voi del centro-sinistra vi dovete in qualche modo confrontare per il futuro? Beh sì, confrontare nel senso che sono i nostri avversari del futuro. Confrontare. Però diciamo che sicuramente Fratelli d'Italia ha fatto un buon risultato a livello nazionale e riprodotto anche a livello locale, a livello cittadino. Ha scalzato sì Forza Italia, seppure Forza Italia a livello siciliano comunque diciamo, è il bacino di voti probabilmente di Forza Italia a livello nazionale, ha fatto un ottimo risultato a livello siciliano, quindi queste due forze che unendosi nelle scorse elezioni avevano portato poi all'elezione del sindaco Calabro, adesso sono divise, hanno fatto due buoni risultati a Barcellona, ma a livello elettorale, a meno di non voler perdere ulteriormente la faccia, penso che andranno separate, almeno tu ne sei testimone, dagli scontri che ci sono stati, le accuse che ci sono state, penso che difficilmente potrebbero venire sanate appunto se non si vuole perdere la faccia in sede di elezioni comunali, e quindi è una destra spaccata che ha dimostrato all'atto pratico, quando è stata chiamata poi a governare nelle ultime elezioni, di essere incapace, paradossalmente, diversamente da quello che dicevo prima, di far venire meno le frizioni interne per il bene quantomeno della città. Purtroppo questo non c'è stato, le frizioni interne hanno portato a una situazione che è quella attuale, in cui abbiamo sì Fratelli d'Italia forte, ma è l'unica forza forte che supporta il sindaco, ma è un'amministrazione debole, cioè si vede anche in consiglio comunale che è un'amministrazione debole, dove la presenza dei consiglieri comunali è spesso cioè, si trasforma in latitanza per alcuni, dove spesso senza i voti dell'opposizione importanti provvedimenti non passerebbero, quindi sì sicuramente i voti nelle elezioni europee ci sono stati, ma poi all'atto pratico nell'amministrazione è stata fallimentare la destra, anche di Fratelli d'Italia. Cosa succederà? Lo vedremo alle prossime elezioni, ma noi non guardiamo a quello che succede nel campo del centrodestra, quello se lo vedranno loro e cosa decidono di fare. Noi guardiamo il nostro campo sia a livello locale sia a livello nazionale e vogliamo che ci sia un centrosinistra forte e che sia il più possibile largo, anche nel senso di riuscire ad avere la capacità di includere forze sia sul lato destro e quindi parlo delle forze di centro esistenti in città, in provincia, a livello nazionale, sia le forze di sinistra, superando, ripeto, le differenze che ci sono in qualsiasi partito, altrimenti non ci sarebbero partiti diversi, ma bisogna averla questa capacità, come è stato fatto anche in passato, perché lo richiedono le contingenze storiche, sia a livello nazionale, ma anche a livello locale. A livello locale sappiamo che ormai la destra governa da 2015, quindi da quasi 10 anni, ancora un po', e gli effetti sulla città penso che, senza dover dire nulla, sono sotto gli occhi di tutti, quindi c'è bisogno di un ricambio a un certo punto.